Erano le 9 passate quando l'ha riaccompagnata a casa questa sera. Dico, ciao mamma, vi siete divertiti? Ci siamo divertiti. Hai comprato la crema solare? Che crema solare? E dovevi comprare la crema solare, mamma. Ma non importa, ti sei dimenticata. Come sta, Mr. Tarbell? Ah, Frank, sta bene. Io sono sicura che tu potresti imparare ad apprezzarlo. Se solo ti sforzassi un po' di conoscerlo, eh? E beh, potevi farlo entrare, mamma. Ma sì, lo farò, la prossima volta lo farò. Sarebbe delizioso se potessimo uscire di tanto in tanto in tre, eh? Cos'hai fatto di bello? Niente, mamma, sono rimasto qua. Hai visto che non c'era nessuno là fuori? E invece sì che c'era qualcuno, mamma. Graham, prenditi la pastiglia. Non ti sei preso la pastiglia, Graham, prenditi la pastiglia. Non la voglio la pastiglia, mamma. Ti dirò io chi c'era là fuori. Miss Pamela Musgrove. E chi è? Nata Tarbell, mamma, la figlia del tuo futuro maritino. No, non è vero, non ce l'ha una figlia. Non c'ha nessuna figlia. Non è vero, ti sta inventando tutto, Graham. Prenditi la pastiglia. No, mamma, c'è qualcun altro che non mi invento. La signora Tarbell. Non c'è nessuna signora Tarbell. È morta. Non è vero, ti sta inventando tutto, Graham. Io vado in bagno. Dopo un po' riappare. Ti sei inventato tutto. Ti sei inventato tutto. Tutto. No, mamma, chiama, il numero è sull'agenda. La signora è invalida da 10 anni, la figlia si occupa di loro. Tu non sei la prima, lui fa così con tutte. Ce n'era una con cui stava per partire alle Barbados. Dopo un po' le ho portato su il tè. Aveva pianto. Avevo comprato questa vestaglia. Mi dispiace, mamma. Andava abbastanza bene. Cosa puoi aspettarti alla mia età? Quanti anni ho? È sempre 72, mamma. Poi ti dirò una cosa. Io con lui riuscivo a ricordare, con te non ricordo nulla. Mi dispiace, mamma. Cosa vuoi che ti dispiace? Cosa vuoi che ti dispiace? Non ti piaceva? E non è che non mi piaceva, mamma, non ti meritava. Questo lascialo decidere a me. Cosa vuoi sapere? Era molto più curato di quanto non si possa dire di te. Cosa vuoi sapere tu? Che non sei neanche normale. Vado a letto, mamma. Dopo un po' è venuta a urlare dietro la porta. Credi di avermi fregata, gravità? Invece sono io che ho fregato te. Lo so che razza di riviste leggi. Parlano di scacchi, mamma. Non parlano di scacchi. Scacchi senza vestiti, scacchi come mamma li ha fatti, scacchi maschi. La mattina dopo, tutto dimenticato. Non ne accenna neanche più, tranne un momento, quando stiamo per uscire. Ti adoro, Graham. Anch'io ti adoro, mamma. Poi quello aveva anche un apparecchio acustico. Qual è il programma di oggi? Ti andrebbe di andare a fare un giretto all'abbazia di Ripon. Sì, l'abbazia di Ripon. A noi piacciono i monumenti, non è vero, Graham? E mi prende a braccetto.